Ciao e benvenuto in questo nuovo video dedicato a WhatsApp. Io sono Kita e oggi andremo a parlare di due fattori di questa app che, seppur contano in maniera davvero minore rispetto a tanti altri, se sfruttati nel modo giusto faranno comunque la differenza nella loro totalità. Sto parlando infatti della foto profilo e della frase da inserire nella sezione info di WhatsApp. Ma andiamo per ordine. La foto profilo. Cos'è sta foto profilo? Ok, sì, è una foto, mi sta bene, ma che cos'è? È ovviamente la primissima cosa che una persona vede nel momento in cui apre la vostra chat per la primissima volta. E fino a quando con questa persona non vi sarete scambiati dei messaggi audio o delle foto vostre, la foto profilo sarà l'unico fattore che darà modo a questa persona di riuscire a collegare quei messaggi di quella chat ad un volto. Quindi viene da sé che non puoi assolutamente permetterti di inserire delle foto profilo che non ritraggono te. E anche se per qualcuno magari questa cosa che ho appena detto potrebbe sembrare una banalità, ti assicuro che mi è capitato tantissime volte di vedere dei profili WhatsApp con delle foto profilo piene di gattini, cartoni animati, paesaggi e aforismi e chi più ne ha più ne metta. E no, non puoi assolutamente permetterti di fare una cosa del genere. Si tratta della tua foto profilo e di conseguenza ci devi essere tu e non un gattino. Anche perché ragionaci un attimo, se tu mandi un messaggio ad una persona che ti interessa e con la quale vorresti farci una bella figura, che figura ci fai se quando questa persona riceve il tuo messaggio vede una foto profilo con un gattino? Cioè, potrà mai prenderti sul serio? I dubbi e le domande che farai sorgere nella testa di questa persona se agirai in questo modo saranno: in realtà ha messo questa foto perché si tratta di un profilo fake? In realtà dietro a questo profilo non c'è realmente la persona con la quale mi sono scambiato il contatto su Tinder? Oppure, nella peggiore delle ipotesi, potresti arrivare a far pensare a questa persona che tu non ti senti abbastanza bello o bella da mettere come foto profilo una foto che ti ritrae. Quindi, a conti fatti, se scegli di mettere una foto non tua, di sicuro non ci farai una bella figura. Ma facciamo così, vediamo adesso cosa effettivamente conviene scegliere come foto da utilizzare, o meglio, quali sono le dritte giuste. Numero 1, utilizza foto in primo piano o al massimo mezzo busto. Questo darà modo alla persona che c'è dall'altra parte dello schermo di capire subito chi sei. In alternativa, puoi utilizzarmi una foto a figura intera. L'importante è che in questa foto tu non mi diventi un puntino dentro all'immensità della foto. 2. Predilige un'immagine in cui sei senza occhiali da sole. Anche se ti sembrerà strano, gli occhi trasmettono emozione e in questo caso coprirli non è proprio la scelta migliore. Numero 3. A meno che tu non abbia una profonda passione per le foto in bianco e nero, cerca di prediligere un'immagine a colori. Questo per fare in modo di riuscire a dare un pizzico di vivacità a quella foto. 4. Valuta tranquillamente la possibilità di utilizzare una foto che hai già pubblicato in passato su qualche tuo profilo social, soprattutto se sai già che quella foto ha riscosso un discreto successo in termini di like e commenti positivi. 5. Cerca di scegliere una foto neutra e non una in tema con qualche festività. Della serie che se volevi caricare la tua foto mentre avevi addosso il tuo travestimento da Halloween dell'anno scorso, ecco, quella magari evitala. E collegandomi a questo, evita anche di inserire un'immagine dove sei in gruppo, perché hai a disposizione una foto profilo e di conseguenza andare ad inserire in questa foto altre persone che siano amici o amiche non ci interessa, perché in questo caso non ha alcun senso. Cerca infine di riuscire a trasmettere un'emozione positiva nella foto in modo da riuscire a valorizzarti al meglio. Quindi, se puoi, utilizzane una in cui sorridi magari e abolisci per sempre quei selfie allo specchio con la faccia da pesce lesso. O peggio ancora, quelle foto dove il telefono ti copre la faccia e non si vede nulla. La gente che entra nella tua chat vuole vedere te e non il tuo telefono così in faccia e non si vede nulla. Dove sei? Ok? Ripeto, non sarà la foto profilo che riuscirà a fare in modo che la persona che c'è dall'altra parte dello schermo si innamori di te. Ma partire subito col piede giusto ti darà modo di giocarti le tue carte nelle condizioni più ottimali. Detto questo, argomento foto profilo WhatsApp concluso. Andiamo a parlare adesso invece della frase da scrivere nella tua sezione info di WhatsApp per riuscire a dare fin da subito un impatto positivo agli occhi delle persone con le quali inizierai a messaggiare. Infatti, pur trattandosi di una zona piccola e isolata del tuo profilo e pur avendo a disposizione solamente 139 caratteri totali, questa rimane comunque una carta in più da poterti giocare, soprattutto durante le prime fasi di conversazione. E te lo dico già adesso che anche qui vale lo stesso discorso di prima, e cioè che non sarà questa sezione specifica che ti darà modo di riuscire a conquistare la persona che ti piace in chat. Però immagina che con ogni informazione che ti daremo durante tutto quanto questo percorso, tu andrai ad inserire un pezzo di puzzle alla volta. Di conseguenza, più pezzi del puzzle riuscirai ad inserire, più saranno alte le tue probabilità di conquista. E quindi, ovviamente, adesso la prima domanda alla quale voglio rispondere è:
Ma ha veramente senso inserire una frase nella propria sezione info di WhatsApp? E se sì, che cosa ci devo scrivere? Ne creo una personalizzata o ne utilizzo una standard? Conta che ipoteticamente, di base, questa sezione del profilo servirebbe a comunicare alle altre persone che sono su WhatsApp se noi siamo più o meno disponibili a messaggiare oppure se siamo impegnati e non potremo rispondere subito in chat. In verità, poi negli anni è diventato di uso comune sfruttare questa sezione per scrivere direttamente qualcosa di personale. Infatti, ti dico già da subito che se è tua intenzione lasciare questo campo vuoto e far sì che poi compaia la scritta automatica "Hey there, I'm using WhatsApp", sarà bruttissimo da vedere. Quindi preferibilmente compila questo campo e non far sembrare come se fosse il tuo primo giorno in cui utilizzi WhatsApp. Altro consiglio poi, evita di inserire quelle frasi già preimpostate e cerca di creare una frase personale e tua. Infine, qui c'è da fare una forte valutazione, cioè nel senso, WhatsApp ok, è lo strumento che attualmente stai utilizzando per conoscere meglio una persona nello specifico, mi sta bene. Ma allo stesso tempo, tendenzialmente, tu utilizzerai quello stesso numero per messaggiare con chi? Con familiari, compresi di genitori e parenti, con possibili clienti se hai un'azienda o con eventuali capi se sei un dipendente. Quindi, per forza di cose, questa frase che andrai ad inserire nella sezione info di WhatsApp dovrà essere comunque calibrata tenendo a mente tutti questi fattori. Quindi, quello che mi sento di dirti assolutamente è che se hai un'azienda e utilizzi WhatsApp per sentire i tuoi clienti, ma utilizzi WhatsApp anche per sentire la persona che stai conoscendo ultimamente, se nella sezione info hai inserito una frase che fa riferimento al tuo brand, allora tieni quella e stop. Questo tra l'altro ti darà modo di mostrare subito la tua identità e creare curiosità in chi ti conosce ancora poco, senza andare ad intaccare la sfera lavorativa. Ciò che invece non dovrai assolutamente fare è pensare anche solo minimamente di cambiare la tua frase in base alla persona che stai conoscendo. E cioè mi riferisco al fatto che se ipoteticamente stai conoscendo una persona che è amante dei gatti, non è che nella sezione info mi vai a scrivere "mi piacciono i gatti". Cioè, per carità, in questo caso mi sembrerebbe veramente ridicola come cosa. E parlando di cose ridicole, non mi andare neanche a scrivere delle frasi da dodicenne o delle frasi tipo "sto cercando l'amore della mia vita, una persona che mi faccia battere il cuore". No, evita anche queste cose. Fidati di me, non fare assolutamente nulla di tutte le cose che ho nominato fino adesso. E un'altra cosa che mi sento di sconsigliarti è di utilizzare solo ed esclusivamente emoji. Perché anche se mi metti l'emoji della macchinetta fotografica e dell'aereo per farmi capire che ti piace la fotografia e ti piace viaggiare, prese così da sole le emoji che di base dovrebbero trasmettere colore ad un messaggio, messe così da sole trasmetterebbero ben poco. Usale quindi se vuoi, ma solo se accompagnate da un testo. Infine, l'ultima categoria che voglio nominare in questa lista sono le frasi fatte, le frasi tratte da film, le frasi tratte da canzoni o i classici aforismi. Se di base vorresti mostrare dell'originalità, fare una cosa che fanno la stragrande maggioranza delle persone in questo mondo, non è proprio la scelta migliore per mostrare originalità. Quindi, che frase andare a scrivere? Il mio consiglio è quello di ragionare bene su ciò che è la tua persona, la tua personalità, i tuoi ideali, i tuoi interessi, i tuoi valori e le tue passioni. E da qui cerca di elaborare una frase tratta da tutte queste informazioni, cercando di renderla quanto più unica possibile. Se ad esempio hai la passione per i viaggi, una prima frase che mi viene in mente che potresti scrivere è "quale sarà la prossima destinazione?" con l'emoticon dell'aereo. Se invece sei una persona molto ironica, un'idea potrebbe essere ad esempio quella di scrivere "Hey there, I'm using Facebook". Spero che questa non te la devo spiegare, vero? Vabbè, comunque sia, nel caso, se sei una persona ironica, cerca di scrivere una frase o una battuta divertente. E infine, giusto per farti un esempio pratico, adesso ti dirò cosa ho scritto io nel mio profilo personale. Essendo io una persona che dà tantissima importanza al fatto di volersi vivere appieno quanti più momenti possibili della vita, ho scritto nella mia sezione info la frase "La vita è uno show e quindi vivila da protagonista". Insomma, il riassunto di tutto qual è? Cerca di scrivere un qualcosa che racconti di te in maniera unica e personale, ma che riesca a valorizzare quello che è la tua persona e il tuo stile. Vedrai che anche se dall'altra parte non ti verrà sempre palesemente fatto presente, questa cosa verrà comunque apprezzata. Detto questo, io sono Kita e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!